Ben trovati, oggi parliamo di sicurezza per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione, che è un tema attualissimo, soprattutto in periodi di incentivi fiscali come quelli che in questi giorni con il decreto rilancio che è stato convertito in legge si possono usufruire di queste detrazioni fiscali, compreso quelle relative al sisma bonus. Vediamo ora in particolare in questo cantiere cosa abbiamo fatto. E questo siamo a Firenze, in particolare parleremo delle tre cose da considerare quando si parla di sicurezza strutturale per le murature esistenti. La prima cosa che si va a vedere è la sicurezza dei solai. Noi qui abbiamo verificato che c'erano delle parti che non erano sicure da un punto di vista strutturale, quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo provveduto, come vedete qui, con una soletta leggera, calcestruzzo alleggerito, resistente, con la rete elettrosaldata, una rete elettrosaldata fine, quindi maglia 10x10, di diametro adeguato, 5 o 6 mm. E questo qui ci ha permesso di ottenere la massima sicurezza da un punto di vista dei solai. Poi si va a analizzare lo stato di salute delle murature. Qui avevamo una muratura che non sempre era idonea, una muratura mista, come potete vedere qui. E la consistenza della malta non è un granché. Cosa si fa? Allora si va a creare un betoncino armato per migliorare la sicurezza di queste strutture. Altra cosa interessante è capire se bisogna fare delle modifiche. In questo caso il cliente aveva esigenza di ampliare delle aperture per avere più luce, più aria nei locali. Quindi, per esempio, questo qui dall'ingresso, questo è l'ingresso. Come vedete ci sono tutte le cartellonistiche e le misure di prevenzione che riguardano gli aspetti legati alla sicurezza Covid, e abbiamo fatto delle cerchiature. Cos'è una cerchiatura? La cerchiatura è un'opera che consiste nel rinforzo strutturale dell'apertura della muratura. Si va a togliere una parte di muratura portante, di muratura strutturale, e bisogna compensare questa con un calcolo adeguato, per cui la cerchiatura in acciaio complessivamente deve garantire una sicurezza superiore alla muratura precedente. Quindi ecco il risultato finale. Questa è una, e questa che vedete dietro di me è la cerchiatura comportante, quella che permette di avere la massima apertura dalla zona ingresso pranzo alla zona soggiorno dietro. Altra questione è la copertura, che potete vedere qui. Questa qui è una copertura tradizionale, legno, travi in legno, travicelli in legno e mezzane, che è tipico dei tetti toscani di una volta. Cosa si fa? Si verifica quanto siano sicure queste strutture e eventualmente si va a rinforzare da sopra. Questo è in breve quello che si va a fare quando si deve intervenire sulla sicurezza delle strutture, però prima di salutarvi voglio farvi vedere il panorama qui, se si riesce. Siamo nella zona Galluzzo, quindi le colline di Firenze, un panorama bellissimo. Io vi saluto e se il video ti è piaciuto condividi, iscriviti al canale e continua a seguirmi su giuseppesalamone.it. Ciao, alla prossima.